noi abbiamo fatto una volta un articolo su un giornale americano, quell'articolo era stato intitolato The Invisible Bullet, cioè la pallottola invisibile, perché è micidiale come una pallottola, ma non la vedi. È un'arma fantastica, tant'è vero che il Dipartimento di Stato americano ogni tanto ci chiede qualche cosa, perché con quelle particelle tu puoi ammazzare della gente senza che nessuno se ne accorga. Sono terribilmente cancerogeni. Per esempio, tu e degli altri vi riunite tutte le settimane, tutti i giorni, dentro una sala per fare delle cose che sono sgradite. Io metto un cucchiaio di nanoparticelle dentro il condizionamento dell'aria, dopo un anno sono tutti malati di cancro, nessuno sa perché. Ascoltate tutti molto attentamente, quello che ho da dirvi è molto importante. Oggi l'umanità si sta confrontando con una minaccia invisibile ma estremamente letale. Le nanoparticelle sono microscopiche e possono penetrare fino dentro le nostre cellule e danneggiare la replicazione del nostro DNA. In poche generazioni la razza umana potrebbe diventare incapace di riprodurre prole sana. Sono sempre di più i casi di nascite con bambini già malati. Avete capito bene? Nascono bambini malati di tumori allo stadio terminale e poche ore, sì poche ore, non stiamo parlando di anni, mesi o giorni, stiamo parlando di una manciata di ore, dopo le quali inesorabilmente muoiono. Per colpa della malattia che hanno sviluppato ancora prima di nascere, questo avviene per via del fatto che le polveri sottili penetrano nel feto fino dai primi stadi di maturazione e bloccano la naturale duplicazione cellulare, che dallo zigote porta al feto, poi al neonato. Queste nanoparticelle sono chiamate il proiettile invisibile perché sono esse stesse troppo piccole perché l'occhio umano le possa vedere. Quindi è come se noi fossimo sotto il fuoco di un nemico che utilizza proiettili talmente piccoli da colpire il nostro DNA e portarci alla sterilità e alla morte. Questo sta accadendo ora nel tuo mondo, ogni volta che respiri, comprendi, pensa, agisci.